Buonasera, io sono Daniela Beneduce e oggi insieme a mio collega vi illustreremo le caratteristiche della tecnologia smart. Abbiamo voluto iniziare partendo da questa domanda, ovvero come rendere la gestione dei dispositivi e degli impianti anticaduta più semplice. La risposta che ci siamo dati è stato Smart, una web app che semplifica tutte le procedure legata alla gestione degli impianti. Oltre a facilitare la gestione, aumenta anche la sicurezza per gli utilizzatori e riduce i rischi relativi alle responsabilità per gli amministratori. Prima di vedere come funziona Smart, grazie al mio collega Andrea Tozzi, vogliamo fare delle chiarezze sulle normative. Ricordiamo infatti che almeno ogni 24 mesi, come da normative UNI 11578 del 2015 e UNI 11560 del 2014, è necessario manutenere l'impianto di un sistema anticaduta installato, pena altrimenti, in caso di incidente o infortunio, appunto sull'impianto, del proprietario dell'immobile. Succede molto spesso che il proprietario di un immobile si affidi alla figura del tecnico della sicurezza, che per lavoro tutti i giorni si occupa della gestione degli impianti anticaduta e soprattutto si occupa anche di gestire tutta la documentazione relativa. Questo che cosa vuol dire principalmente per il tecnico della sicurezza? Vuol dire ricordare al proprietario dell'immobile che è in programma una futura manutenzione. E in tal caso quindi si occupa anche di fornire l'elaborato tecnico di copertura, ovvero il progetto con l'analisi dei rischi, con l'elenco dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare, le verifiche dei calcoli per gli ancoraggi, i certificati, i manuali di installazione, uso e manutenzione e la dichiarazione anche di corretta installazione. Oltre alle normali revisioni, uno degli scenari più probabili, anche più frequenti, sono tutti quei lavori, spesso di breve durata, per cui sia necessario salire in copertura. Parliamo, ad esempio, di tutti gli interventi per la pulizia di coperture, per l'installazione di impianti antenna oppure di condizionamento. Che cosa succede in questo caso? Ricordiamo che tutte le volte che è necessario salire in copertura è obbligatorio mostrare all'operatore che vi deve accedere tutta la relativa documentazione del sistema anticaduta. Questo che cosa vuol dire? Che molto spesso, o meglio, che cosa vuol dire per il tecnico della sicurezza? Molto spesso è possibile che il proprietario dell'immobile sia fuori casa, sia al lavoro, sia diversamente impegnato, oppure che magari sia presente all'interno dell'immobile una persona che non sappia dove reperire questa documentazione, che magari potrebbe anche essere stata momentaneamente smarrita. Cosa succede quindi? Che il proprietario dell'immobile, avvisato anche di un lavoro, che non era stato programmato, per cui l'operatore deve salire in copertura senza molto preavviso, si rivolge al tecnico della sicurezza, sommando così la sua richiesta a tante altre richieste simili. Può succedere che il tecnico in questione sia in grado di reperire facilmente tutta la documentazione in tempi rapidi, ma diciamo che maggiormente l'ipotesi più probabile è che il tecnico sia fuori ufficio o comunque impegnato in altro modo, per cui non gli è possibile soddisfare nei tempi richiesti, dal proprietario dell'immobile, appunto la richiesta dell'elaborato tecnico di copertura. Abbiamo voluto quindi con questa idea di Smart rispondere a tantissime richieste che ci erano arrivate per rendere la fruizione e la reperibilità di tutta la documentazione utile, immediata, autonoma e ripetibile nel tempo. Per tutti i dettagli, riguardo al funzionamento di Smart e alle sue caratteristiche, lascio la parola al mio collega Andrea Tozzi, ma prima vi lasciamo con un breve video.
Bene, terminato il video, riprendiamo a parlare di Smart un pochino più nel dettaglio. Come funziona e cosa fa Smart? Il funzionamento avviene grazie alle targhette con l'apposito QR code che vengono fornite insieme agli impianti Livit e che vengono lette, possono essere lette semplicemente con l'uso di un cellulare, qualsiasi cellulare, sia Android che Apple. Cosa fa Smart? Smart ha delle funzionalità diverse a seconda dell'utilizzatore. Per esempio, ha delle funzioni specifiche per l'installatore e per l'amministratore dell'impianto, ha delle funzioni specifiche per il proprietario dell'impianto e ha delle funzioni apposite per l'utilizzatore dell'impianto. Nel dettaglio, i vantaggi di Smart per l'installatore e l'amministratore dell'impianto sono: con Smart si registra chi ha installato l'impianto, si registra la data di installazione dell'impianto, si può caricare direttamente attraverso il cloud Livit i dati dell'acquirente dell'impianto e Livit carica direttamente anche l'elaborato grafico se è stato fatto dai nostri tecnici. Smart registra la posizione dell'impianto con il GPS, permette di salvare le foto dell'impianto installato. Inoltre, con tutti gli impianti registrati, crea un'agenda delle manutenzioni. E con questa agenda si può tenere d'occhio gli impianti che stanno per scadere. Inoltre, come ulteriore avvertimento, Smart manda delle notifiche via mail sia all'amministratore dell'impianto sia al utente proprietario dell'impianto per ricordare quando gli impianti stanno per scadere, perché vi ricordiamo che una volta che l'impianto ha una manutenzione scaduta non può essere usato. Inoltre ha delle funzioni specifiche per l'uso dei DPI in quanto ne può monitorizzare anche l'uso, cioè nel momento in cui vengono usati. I vantaggi invece per l'utilizzatore nel dettaglio sono tutto a vantaggio della sicurezza, perché un utilizzatore che usa un impianto smart ha accesso libero, quindi senza registrazione, a tutte le informazioni relative all'impianto. Quindi può visualizzare l'elaborato grafico di apertura o quando presente è caricato l'ETC, può visualizzare foto dell'impianto prima di salire in copertura e può vedere tutte le informazioni dettagliate sullo stato della manutenzione, quindi un accesso ulteriormente in sicurezza rispetto alla sicurezza che fornisce semplicemente l'impianto anticaduta. Vorrei far vedere adesso qualche video sull'uso di Smart. Questo primo video è relativo alla registrazione dell'impianto. Vedete che l'utente si avvicina con il telefono alla targhetta Smart, apre la web app smart.livit.it, registra, preme il tasto scan impianto, avvicina il telefono e inserisce i propri dati di registrazione. Vi ricordo, per registrarvi a Smart è sufficiente essere cliente Smart, avere il codice cliente Smart e la partita IVA. Con questi due dati ci si può registrare e iniziare subito a usare Smart. Vedete, il nostro operatore sta inserendo i propri dati, poi clicca su Registra e ecco che accede all'area di registrazione dell'impianto, dove trova già inseriti alcuni dati. Questo era il primo caso di utilizzo, quello iniziale. Successivamente, una volta che l'impianto sta registrato, chiunque può salire in copertura dopo aver visto tutti i dati dell'impianto. Riecco qui il nostro operatore che si avvicina all'impianto. Stavolta vi dicevo che è già registrato, quindi semplicemente fa scan, legge il QR code. La lettura QR code può impiegare più o meno, dipende un po' dalla linea anche che c'è in quel momento,
Ecco, qui si è collegato e l'utente in questo caso può vedere chi è il proprietario dell'impianto, quando è stato registrato, quando è stata fatta l'ultima manutenzione, se c'è stata fatta. Può scaricare il documento relativo al laboratorio grafico dell'impianto. Ecco, è aperto il PDF, consultarlo direttamente al proprio smartphone, vedendo dove sono i punti di aggancio. Dopodiché, se ci sono, può anche vedere se ci sono delle foto. In questo caso c'è anche una foto dell'impianto, e quindi può controllare anche se ci sono dei riferimenti su quello che troverà in copertura. L'ultimo video invece che vi faccio vedere è relativo all'uso che l'amministratore può fare da desktop, quindi collegandosi sempre da smart.livit.it, però da computer, come sta facendo il nostro operatore. Ecco, questa è l'interfaccia dove può controllare tutti gli impianti registrati, aggiornare eventualmente dati, caricare contenuti aggiuntivi come per esempio l'ETC o altri documenti. Sott'occhio alla lista degli impianti che stanno per scadere la manutenzione, quindi per fare la manutenzione, può dire al sistema che la manutenzione è stata fatta anche da desktop e può eventualmente anche aggiungere degli installatori che lavorano per lui, quindi possono andare a fare la registrazione per conto proprio. Ecco fatto. Questo era l'ultimo video che volevo farvi vedere. Vi ricordo come prima appunto che Smart è gratuito per ogni cliente Livit. Chi non è cliente Livit e vuole provare questa tecnologia può recarsi qui su questo indirizzo smart.livit.it/registrasmart.aspix e compilare il form e richiedere una targhetta di prova completamente gratuita. Vi ringrazio e vi aspetto per i prossimi webinar. Arrivederci.